Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Giardina da Trapani e questo è il canale Modding Planet. Oggi sono qui per mostrarvi un'altra chicca da aggiungere alla mia macchina, ovvero i sensori per le gomme a toto che vanno installati sui nostri pneumatici della nostra macchina. Se come me avete una macchinina un pochettino più vecchiotta, potete installare questo modulo che va a collegarsi appunto con l'autoradio Android che precedentemente ho recensito sul mio canale e quindi va a mostrare tutti i vari parametri che sono inerenti ai nostri pneumatici appunto. Andiamo a vedere un pochettino, andiamo a fare un veloce unboxing di questo prodotto, andiamo a vedere cosa contiene la confezione, andiamo a vedere come installare. Andremo a vedere come installare anche l'applicazione dedicata e come appunto funziona tutto quanto. È una figata veramente pazzesca, magari le auto di nuova generazione hanno già di serie queste features, diciamo, ma invece le macchine più vecchiotte come la mia, che ha ormai circa 14 anni, non hanno magari queste funzioni che sono abbastanza utili e abbastanza fighe, diciamolo. E quindi ragazzi, iniziamo subito col video, andiamo a vedere subito l'unboxing di questo prodotto. Allora ragazzi, per iniziare andiamo a fare un veloce unboxing di questo prodotto, andiamo a vedere cosa contiene la sua confezione e tutti i particolari, tutti gli accessori che sono forniti appunto in confezione. Come potete vedere si presenta in questo modo, una semplicissima confezione in cartone e qui all'interno ci sono questi componenti di qua. Allora, quando apriamo la confezione intanto ci troviamo un veloce manuale di istruzioni che praticamente non serve a nulla perché è semplicissimo montare il tutto, adesso vi farò vedere come. E poi ci troviamo una serie di accessori che adesso vi faccio vedere a cosa servono. Cosa più importante è questo dispositivo di qua che viene connesso appunto all'USB della vostra autoradio Android e verrà appunto, andrà a ricevere il segnale che manderanno i quattro coprivalvole che vedete qui. Come potete vedere, questo basterà collegarlo all'USB e funzionerà tutto. Ovviamente dovete avere l'applicazione installata, che se non ce l'avete installata vi lascio il link in basso al video per poterla scaricare. L'applicazione comunque la trovate già su Atoto A6 o su Atoto S8 già preinstallata da parte di Atoto, ma se magari l'avete disinstallata in passato potete scaricarla benissimo dal Play Store di Google. Detto questo ragazzi, vi trovate davanti queste piccole, diciamo, aggeggi di qua che vanno, non sono nient'altro che i coprivalvola che vanno inseriti appunto su ogni ruota e come potete vedere ogni coprivalvola è definito appunto, è segnato appunto da una sigla che indica appunto il lato sulla quale dovete installare questo coprivalvola appunto. Infatti come potete vedere sono tutti diversi e ogni coprivalvola va installato su una ruota appunto dedicata. Come potete vedere la sigla è indicata in inglese, quindi basterà, adesso vi lascerò magari uno schema per poter capire meglio dove poterli mettere. Diciamo, per essere dei coprivalvola sono un pochettino abbastanza visibili, abbastanza grandi, però ovviamente essendoci dell'elettronica all'interno, cioè è una batteria anche, e non potevano sicuramente farli più piccoli. Comunque sia, all'interno trovate una piccola batteria che è garantita da parte di Atoto per 2 anni, quindi per 2 anni potete stare tranquilli che la batteria non si scaricherà. Ovviamente poi vi farò sapere se veramente durano 2 anni. Comunque sia, vi lascerò magari qualche commento qui in basso al video. Comunque sì, all'interno della confezione poi andiamo a trovare questi, diciamo, adesivetti 3M che permettono appunto l'installazione di questo dispositivo sul posto dove dovete andare a collegarli, appunto potete appenderlo con questo. Io sicuramente utilizzerò un altro sistema, vediamo un pochettino cosa mi posso inventare poi per poterlo, perché sono contro comunque di adesivo perché a lungo andare poi magari si stacca. E poi all'interno della confezione troviamo anche questa piccola chiavetta che servirà non solo per aprire il nostro coprivalvola, che come potete vedere possiamo andare ad aprirlo facendo appunto una leggera forza per andare a svitare il cappuccetto. Una volta aperto, come potete vedere, all'interno trovate la batteria e la piccola scheda elettronica che va con il modulo Bluetooth che va a collegarsi con la scatoletta. Come potete vedere, per mostrare appunto tutte le info sul display della vostra autoradio.
La piccola batteria, vediamo che batteria va installata all'interno di questo modulo per capirlo meglio e magari per avere poi su cosa comprare la prossima volta quando si scaricherà magari la batteria. Possiamo andare a vedere che monta una batteria di tipologia CR1632 da 3V praticamente. Comunque sia, la batteria dura abbastanza, perlomeno per quello che ho visto in giro, per quello che dicono anche gli altri youtuber, la batteria dura veramente tanto. E a Toto la garantisce per 2 anni, ma c'è qualcuno che ci ha fatto anche di più. Comunque sia, ragazzi, vi lascio cosa mai un commento qui in basso al video. Per chiuderlo ovviamente lo dobbiamo andare a restringere e per chiuderlo appunto per fissarlo. Poi per il resto, ragazzi, vi trovate in confezione anche questo, è un certificato di qualità che fornisce a Toto appunto, che sicuramente attesta che hanno testato questi dispositivi, comunque funzionavano ed erano abbastanza precisi, sicuramente una cosa del genere. E all'interno della confezione, diciamo, troviamo anche 4 controdadi di questi, uno per ogni coprivalvola, che vanno inseriti, adesso vi farò vedere come durante il corso di questo video, sulla valvola sulla quale dobbiamo installare questi di qua. Questi vengono avvitati prima rispetto a questo, adesso vi farò vedere meglio più chiaramente tutto quanto. Questi servono in poche parole per evitare che vi freghino i coprivalvola, praticamente, rendere più difficile appunto lo smontaggio da parte magari di qualche malintenzionato che si vuole fregare il coprivalvola, che poi non so che cosa ne deve fare, perché comunque questi qua, se non hai la centralina adattata, non servono praticamente a nulla. Comunque sia, prevenire è meglio che curare, e bisogna appunto installare questo coprivalvola prima di mettere questo, per poi far sì che si stringe contro il coprivalvola e rende impossibile praticamente lo svitamento del coprivalvola senza avere la chiave. Avete capito più o meno com'è il concetto. Adesso vi farò vedere sul video un pochettino come è la fase di installazione. Andremo a vedere anche come si presenta l'applicazione. I coprivalvola, come potete vedere, ovviamente sono 4, però c'è la possibilità di richiederne un altro per un'eventuale ruota di scorta. Come potete vedere, infatti, uno di questi non possiamo metterlo sulla ruota di scorta, perché comunque hanno proprio una schedina all'interno che gli dice appunto su quale ruota è connesso, e quindi dobbiamo ordinarne eventualmente un altro per metterlo sulla ruota di scorta, cosa che si può fare perché comunque sull'applicazione è già presente la vocina che è dedicata a questa cosa. Adesso vi farò vedere un pochettino tutto come funziona. E quindi, ragazzi, non mi resta che prendere questo kit e andare in macchina e andare a provare tutto quanto per vedere come funziona e come appunto fa vedere tutti i parametri. Come prima cosa dobbiamo andare a prendere ovviamente la scatolina magica, questa di qua, e andarla a mettere sull'USB del nostro autoradio, quindi in questo caso di Toto. Quindi andiamo dove ho fatto portare, diciamo, tutte le USB dell'autoradio, e andiamo a inserire appunto la centralina. Ok, ragazzi, fatto questo possiamo chiudere e andiamo a montare la nostra coprivalvola. Per farlo dobbiamo portarci dietro anche la chiavetta e un bulloncino, anche un controdado che ci servirà. Adesso vi faccio vedere a cosa. Per installare, ragazzi, è semplicissimo, basterà togliere il vecchio coprivalvola, andare a posizionare il controdado . Andare a mettere il coprivalvola e andare a stringere il controdado
per andare a bloccare appunto il coprivalvola. Quindi ci possiamo munire appunto della chiavetta data in dotazione per stringere un pochettino il coprivalvola. Ok, come potete vedere, diciamo, risulta più difficile poi lo smontaggio, appunto il furto dello stesso. Vi consiglio ovviamente prima di pulire un pochettino la macchina, se no rischiate di combinarvi veramente malissimo. Io ho pulito la macchina ieri, quindi ben fatto. Stessa cosa ovviamente dovete fare per tutte le altre gomme della vostra macchina, quindi le altre tre. Abbiamo fatto tutte queste belle operazioni, vi consiglio ovviamente di girare il quadro per accendere lo stereo. Come potete vedere, andiamo adesso su applicazioni e andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama TPMS. Ovviamente, se non ce l'avete, collegate la Toto su internet e andate a scaricare dal Google Play Store il software appunto che si chiama TPMS, l'applicazione. Trovate anche il link in descrizione. Andiamo ad aprire questa applicazione e come potete vedere già mi appare una notifica sopra, eccolo qui, e già mi appare una notifica, diverse notifiche sopra che mi indicano appunto che ci sono delle cose che non vanno. Ad esempio, perdita d'aria significa che comunque ho messo il coprivalvola probabilmente in maniera errata. Come potete vedere mi suona anche una piccola allarme, quindi andiamo a vedere che cosa è successo. Probabilmente ho messo il sensore in maniera sbagliata. Ok ragazzi, come potete notare dal beep, l'applicazione praticamente mi va a segnalare che la pressione, un allarme appunto per segnalarmi appunto che la pressione di due gomme è elevata e quindi bisogna abbassarla. Comunque questo è settabile dalle impostazioni, quindi in base a quello che c'è scritto sul manuale della mia automobile vado a gonfiare le ruote e appunto come c'è scritto nel manuale della mia automobile e poi vado a settare le impostazioni del software in base a quelle appunto. Quindi di default lui probabilmente vi darà magari dei dati probabilmente errati, delle allarmi comunque errati. Poco fa era stata colpa mia perché un coprivalvola, diciamo quello posteriore, come avete visto l'avevo collegato malamente e l'avevo stretto leggermente meno forte e quindi usciva un pochettino d'aria. Comunque ben fatto, perché così mi è servito anche per capire che il sistema funziona. E vi consiglio di stringerle abbastanza forti, non eccessivamente, ma comunque non andarci come me, che io ci sono andato magari molto troppo delicato e l'ho lasciato un pochettino, diciamo, lento appunto. E quindi ragazzi, ripetendo, questo è software, come potete vedere viene indicato i bar, vengono indicate anche le temperature delle varie gomme e vengono anche, diciamo, indicati degli allarmi nel caso in cui magari abbiamo la pressione alta della gomma o abbiamo forato e comunque c'è una perdita d'aria dovuta magari al coprivalvola che è rimasto un pochettino lento appunto. Perché questi coprivalvola praticamente per rilevare i bar della gomma vanno leggermente a premere lo schiatatoio appunto della valvola per far sì appunto che possano rilevare comunque i bar appunto che sono all'interno della gomma. E per il resto ragazzi possiamo andare su impostazioni, andare a regolare tutto quello che vogliamo. Come potete vedere possiamo andare ad attivare diverse funzioni e diverse cose. Ad esempio possiamo attivare e disattivare gli allarmi pop-up, quelli che appaiono qua sopra praticamente. Possiamo attivare e disattivare l'allarme sonoro, possiamo andare a impostare il limite, diciamo quando la macchina ti va a avvisare appunto che la temperatura della gomma è elevata, ad esempio a 75 gradi, comunque lo possiamo anche settare. Possiamo settare anche tipologia di temperatura, gradi centigradi oppure Fahrenheit, come potete vedere. Possiamo andare a settare la stessa cosa anche limiti allarme di pressione, possiamo andare a settarlo, adesso sicuramente lo andrò a fare in merito, vado a vedere sul serbatoio della mia macchina, c'è indicato tutti i vari parametri ottimali per gonfiaggio delle ruote appunto, in questo caso io vado a fare riferimento a quei dati e li andrò appunto sicuramente a modificare.
Ah, questo è l'allarme per la pressione alta e questo è l'allarme per la pressione bassa, quindi possiamo settarli in tutti e due i casi. Tipo di pressione, bar, possiamo andare a mettere bar oppure altri PSI o altre unità di misura magari. Allarme batteria scarica, batteria dei sensori, appunto, ci va a avvisare anche quando si sta scaricando. Allarme di connessione anomalo, lo possiamo attivare e disattivare nel caso in cui ci sia magari qualche interferenza. Possiamo andare a, come potete vedere qui, possiamo andare a attivare un altro ulteriore sensore che possiamo comprare a parte per l'eventuale ruota di scorta, e come potete vedere il software lo supporta. Possiamo andare a ripristinare tutte le impostazioni predefinite e informazioni appunto sulla versione del software. C'è una funzione molto utile, diciamo molto utile, possiamo andare a fare l'inversione dei pneumatici senza appunto levare il coprivalvola. Appunto, possiamo, quando diciamo ogni tanto si usa, io non lo uso fare, ma alcuni utilizzano fare la sostituzione delle gomme anteriori con quelle posteriori. Io sinceramente non l'ho mai fatto e non lo farò mai, perché comunque le gomme preferisco cambiarle anziché fare l'inversione, che non è una cosa che mi sta tanto simpatica, perché l'aderenza o la perde di dietro o la perde di davanti, insomma non mi piace tantissimo l'idea. Comunque punti di vista e comunque cose abbastanza soggettive. Per il resto, ragazzi, come potete vedere, l'applicazione funziona veramente molto bene e ti va a indicare tutti i parametri dell'automobile. Adesso... Ebbene, ragazzi, per questo video è tutto. Spero che questo video vi sia stato di vostro gradimento, sia stato comunque utile a farvi conoscere questa chicca prodotta appunto da Toto. E per il resto, ragazzi, vi invito a seguirmi sui social. Vi lascio tutti i link in descrizione, sia del prodotto che dei vari video che ho fatto in merito ad Toto. Per il resto, ragazzi, c'è anche il mio sito web dove troverete maggiori approfondimenti con fotografie e tutto quanto, diciamo, ordinato in maniera più precisa. Per il resto, ragazzi, io vi saluto e vi auguro una buona continuazione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!